Care amiche ed amici, ho saputo proprio oggi ci sono stati dei riscontri nelle università nordamericane. Se no, non se ne parlerebbe da nessuna parte se fossero stati dei riscontri ottenuti nelle università italiane. A chi avrebbe fregato? Invece lo hanno scoperto loro in Nord America. Già da giorni si parla di questo Zika, Zika di qua, Zika di là. In Brasile stanno in allerta nazionale. Si è dichiarato epidemico il Zika in Brasile e in tutta America Latina. Ma adesso c'è la novità. Innanzitutto che si può trasmettere per vie sessuali. E quindi se scopate con qualcuno infetto da Zika, vi ammalate. Vi azzeccate lo Zika, capito, no? Poi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dichiarato ormai che lo Zika è pandemico, cioè si sta diffondendo in tutto il mondo e tutti hanno paura perché soprattutto colpisce le donne incinta ed i loro feti che nascono encefalitici, cioè con un cervello molto più piccolo di quello che dovrebbe essere ed addirittura con una testa molto più piccola del normale. Adesso dico, con tutto quello che dobbiamo affrontare quotidianamente in Europa, il fatto che abbiano denunciato nuovi casi di Zika anche in Europa ed anche e soprattutto in Italia ci lascia molto contenti, perché una pandemia mondiale di Zika era proprio l'ultima cosa che ci mancava. Però evidentemente non è mai abbastanza quello che si può avere, e quindi già che stiamo nella merda, approfittiamone e annaspiamo, mettiamoci a nuotare, tanto che cambia. La politica è una merda. Tutti i partiti politici ci hanno deluso. L'economia è una merda perché i nostri soldi già valgono meno e non ci bastano. Il calcio è una merda. Lo sport perché è una droga per il popolo. La tele è una merda. Adesso ci dicono è molto più facile pagare il canone perché costa di meno e poi già viene con la bolletta elettrica. E se io la tele non ce l'ho, devo lo stesso pagare il canone perché c'ho il servizio elettrico. Allora che fare? Taglio la connessione dell'elettricità per non pagare il canone? Perché se io la tele non ce l'ho, ma c'ho una connessione di energia elettrica, pago lo stesso il canone. Prima era ingiusto pagare il canone, ma lo pagavi per avere l'apparato televisivo. Adesso continua a essere più ingiusto perché paghi il canone a prescindere di avere la tele. Paghi il canone per avere il servizio elettrico. Quindi è una cosa assurda che non si riesce a capire. Io pago il canone non perché vedo la tele, ma perché ho l'energia elettrica in casa. E se la tele non ce l'ho, lo pago uguale. Poi con sta faccenda degli immigranti, del terrorismo e tutte queste cose qua, e gli incidenti stradali, le droghe, tutto quello che già avevamo, ma no, ci si mette anche lo Zika del cazzo. Veramente adesso spero di stare al completo, che non mi arrivi qualche altra cosa, anche se dicono che ci sarà una prossima pandemia, sempre grazie all'Aedes aegyptis, che sarebbe il moscerino che trasporta queste pestilenze per il mondo, che ci sarà prossimamente un'epidemia e una pandemia di dengue ed anche di una che mi sono scordato, che ce l'avevo adesso qua in mente, il chikungunya. Ecco, ancora ci manca una pandemia mondiale di chikungunya
e un'altra pandemia mondiale di dengue. Ma intanto già ci abbiamo lo Zika. E quindi, che dire, noi una volta c'avevamo un grande attore che era Vittorio De Zica, adesso invece ci abbiamo lo Zika, che non è nessun attore, un moscerino che ti ammazza. Vabbè, niente, questa era la mia ansia, la mia preoccupazione sullo Zika. E i nostri politici che faranno? Le nostre strutture sanitarie? Per evitare il contagio, per evitare che la gente muoia di Zika, per evitare tutta questa microcefalia che nascono non solo con cervello molto ridotto, ma addirittura con capoccia molto piccola ai neonati. È veramente una cosa mostruosa, una cosa stile aliens. Però vabbè, ho già fatto 6 minuti. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. Gli ascolti ultimamente sono aumentati di migliaia, poi si sono ridotti a zero. Io non me lo so spiegare, sto fatto. Come mai, dopo mesi e mesi che nessuno mi ascoltava, gli ascolti sono schizzati a da 14, 13 o 12 mila ascolti che erano della stazione radio, sono schizzati a 17 mila. E poi per giorni zero, silenzio più assoluto, nessuno mi ha più ascoltato. Non riesco a decifrare questo. Comunque grazie per ascoltarmi, quando volete, come volete. Io sono il vostro Santen Chan e vi lascio. Tanto a mia disposizione c'ho ancora 7 ore gratuite, cioè pressappoco 14 episodi di mezz'ora. Però conto di farli più corti, perché così parlerò di tante altre cose, invece di parlare di una cosa in mezz'ora. Beh, arrivederci e grazie di avermi seguito. Ciao.